Inizia bene con gli applausi all'opera prima di Emma Dante via Castellana Bandiera, la rassegna dei film in concorso alla 70ª Mostra del Cinema di Venezia. La drammaturga palermitana firma un'opera prima tutta al femminile, una storia d'impianto quasi teatrale che ha stregato il pubblico. Per me questo film non è locale, è un film che parla di un paese, parla di una comunità, parla dell'essere, dell'aggregazione degli esseri umani, cioè può parlare dell'Italia, dell'Europa, cioè parla di uno stato dell'essere, non uno stato geografico. Protagoniste due donne che si sfidano al volante, intrappolate in macchina in un vicolo, nessuna delle due vuol cedere strada, ne nasce un conflitto che in breve coinvolge tutto il quartiere. Sono due femmine, sono? Sì, nonno! A posto siamo. Il secondo film in concorso è stato Tracks di John Curran, un'altra storia al femminile, in cui però la vera protagonista è l'Australia, con i suoi paesaggi mozzafiato. È giunto in un momento particolarmente interessante questo film per me, perché non lavoravo in Australia da quando avevo 17 anni. Si è trattato del mio ritorno in Australia, che è il mio paese. Ho ritrovato le mie radici. The place that I'm from, and it was very much like a reconnecting with my own sort of roots. Trax è la storia vera di una ragazza che negli anni 70 attraversò in solitaria tutto il paese, da Alice Springs fino all'Oceano Indiano, 2700 chilometri di deserto con la sola compagnia di un cane e di tre cammelli.